La varietà Muristello fa parte della grande famiglia della diversità ampelografica sardo. Il Muristello in particolare è definito anche bovale sardo o bovale piccolo. Rientra in vari vini, in varie composizioni di vigna della Sardegna, che ha origini antichissime. Poi l'origine reale non riusciamo ancora a inquadrarla, ognuno se la racconta un po' come vuole, ma noi ce l'abbiamo da tempo. Tra l'altro, la rotta dell'uva nel Mediterraneo potrebbe essere descritta perché qualcosa deve essere passata anche attraverso Cabras e poi attraverso le zone intorno a Bonorva, quindi vicino a Macomer, dove è passata parte della storia ampelografica. Oggi ci troviamo invece ad avere nella zona del Nurese, alle falde, alla base del Gennargentu, delle vigne dove ritroviamo resti, ma allo stesso tempo delle vigne che vengono perpetuate, vengono mantenute in piedi con il ripristino di tante fallanze. E ci troviamo ad avere oggi il Muristello dominante, che nel blend, nell'uvaggio, e quindi nella composizione della vigna prodotta nel Mandrolisai, quindi una zona interessantissima con terreni di origine granitica, piuttosto che in altre piccole differenziazioni anche argillose e terre rosse. Abbiamo il Muristello che diventa una marca per questo vitigno molto intelligente, per questo ad hoc, questa denominazione di origine controllata che è il Mandrolisai, che prevedeva il 60% di uve Muristello, il 30% di Cannonau e il 10% di Monica. Intelligente perché nello stesso momento di vendemmia che avveniva intorno e avviene ai primi ottobre, viene colto l'appassimento, diciamo, del Cannonau, la freschezza e quindi la potenza del Cannonau, la freschezza e l'acidità e il colore, quindi l'identità antocianica del Muristello e la finezza del Monica. Diciamo la parte che dà un po' più di eleganza al tutto. La fermentazione crea un vino di una grandissima identità che ancora oggi non valorizzato al massimo. Tante aziende stanno ripartendo e stanno dando una connotazione, una marca importantissima su questa origine di vino. Ma Muristello che noi abbiamo vinificato nel quarto Moro in piccolissime quantità, ma ci permette di vedere che ha una potenzialità non indifferente, una fruttosità importantissima, e una longevità non indifferente, che non è tipica dei vini sardi, soprattutto perché ci troviamo di fronte ad una grande acidità, una grande freschezza, è un pH piuttosto basso che permette grande, grande durata di questo vino. Quindi frutto, bellissimo colore con toni anche violacei e una lunghezza al palato come pochi vitigni possono dare nel Mediterraneo.